Bentrovati a questa nuova edizione di Senior News, vediamo i titoli. Liste d'attesa, servirà almeno un anno per recuperare ricoveri e prestazioni negli ospedali. Bonus luce e gas, a chi spetta e come ottenere il nuovo sconto in bolletta. Ansia e insonnia tra le conseguenze del Covid. È allarme donazione di sangue, meno 10% nei primi due mesi dell'anno. Servirà almeno un anno, secondo la Federazione degli Internisti Ospedalieri, per recuperare ricoveri e prestazioni negli ospedali persi a causa della quarta ondata pandemica. Ritardi che naturalmente si stanno ripercuotendo sulla salute delle persone, in particolare dei fragili e degli anziani, spesso affetti da comorbilità. Sentiamo. Da un punto di vista sanitario, non c'è dubbio che se si riducono la precocità delle diagnosi, si accentuano gli effetti negativi delle patologie, non solo neoplastiche, ma non meno importanti ad esempio sono le patologie cardiovascolari, le patologie cardiache, sia quelle da ischemia, cioè l'infarto e tutto quello che c'è dietro, ma anche più facile per gli anziani, ad esempio lo scompenso cardiaco, i controlli da un punto di vista funzionale, indubbiamente hanno avuto un impatto negativo e un incremento di mortalità. Sicuramente c'è stato un incremento di mortalità nel periodo che va dal 2020 fino al 2021, in parte legato esclusivamente all'infezione da Covid, ma sicuramente in parte legato anche alle patologie di cui i pazienti erano affetti e che Covid o non Covid hanno avuto un controllo medico e sanitario meno efficace. Ripeto, non solo per minore disponibilità dei servizi, ma anche per la paura dei soggetti di venire in ospedale. Cosa possiamo fare? Possiamo cercare di migliorare, dice, utilizzare gli strumenti e i mezzi nuovi, riorganizzare le attività, cercare di favorire l'utilizzo degli spazi ambulatoriali almeno tutto il giorno, mattina e pomeriggio, certamente non la notte, però mattina e pomeriggio sì, e tutto questo implica uno sforzo organizzativo e oltretutto anche degli investimenti, ma questo si può fare in tempi relativamente brevi. Sono più di 5 milioni le famiglie italiane che fino al 31 dicembre potranno beneficiare del bonus luce e gas. Per poter accedere ai bonus, il beneficiario deve appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 12.000 euro o deve essere titolare di un reddito o pensione di cittadinanza. L'aiuto può essere usato sia da chi ha un contratto con il mercato libero, sia per chi ne ha uno in regime tutelato. Per ottenere il bonus bisognerà presentare l'attestazione ISEE direttamente online sul sito dell'INPS oppure tramite un CAF. Gli effetti psicologici in chi ha contratto il Covid si continuano a far sentire anche a distanza di tempo, a crescere maggiormente ansia e insonnia. Il servizio. Il Covid-19 pare proprio aver tolto il sonno a una metà degli esseri umani e l'ansia in testa e i disturbi mentali comparsi con la quarantena seguita dall'insonnia. Solo che ansia e depressione possono provocare la perdita di sonno oppure esserne provocate. The Lancet Psichiatri e Joma Open hanno dimostrato che su 60.000 persone che si sono ammalate di Covid permane l'insonnia che tende a diventare permanente. A provocare tutto questo l'isolamento forzato che ha rotto i ritmi di vita, del sonno e dell'alimentazione. E si sono raccolti anche sintomi del disturbo da stress post-traumatico. Da un ampio studio italiano coordinato dall'Università di Parma e pubblicato sulla rivista Frontiers of Psychology, sono stati indagati 6.000 casi tra marzo e maggio scorsi di persone di età compresa tra i 18 e 82 anni ed è dimostrato che più della metà lamentava una ridotta qualità del sonno e modificazioni del ritmo sonnoveglia. Nel primo bimestre di quest'anno la raccolta di sangue e plasma in Italia è calata del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È l'allarme lanciato dalle associazioni dei pazienti affetti da patologie che richiedono trasfusioni o plasma derivati, per i quali rappresentano terapie salvavita. Le organizzazioni dei pazienti chiedono perciò un piano Marshall per scongiurare carenze nel sistema di raccolta e nella filiera di lavorazione che inevitabilmente avranno ripercussioni sulla salute dei cittadini.
Senior News termina qui. Prima di salutarvi, vi ricordo che se volete aiutare i bambini e le famiglie dell'Ucraina potete fare una donazione all'UNICEF. È possibile effettuare la donazione direttamente sul sito dell'UNICEF o al numero 800 74 50 00. Vi ricordo inoltre che se volete rivedere questa e tutte le altre edizioni potete farlo sul sito di Senior Italia. Grazie per averci seguito, arrivederci a domani.